Salve a tutti ragazzi, faccio questo video per coinvolgervi in una domanda, in un questionario che faccio direttamente a voi. La domanda che mi sono posto io è questa qui. Quanti di voi, dopo aver letto l'ultimo libro di Dan Brown, che è Inferno, si sono chiesti nel suo prossimo libro quale sarà la sua ambientazione? Mi spiego meglio. Se il primo libro che scrisse, il suo libro pubblicato, fu questo qui, è ambientato in Spagna e in America. Questo qui è ambientato tra la Spagna, tra l'America e l'Artico. Poi ci fu, dopo queste due prime pubblicazioni che fecero conoscere al pubblico l'autore, Dan Brown iniziò a pubblicare la serie di Robert Langdon. Il primo fu questo, Angeli e Demoni, ambientato in una fantastica Roma, un libro veloce e magnifico in parer mio. Dopo questo fu pubblicato Il Codice da Vinci, un libro interessantissimo, magnifico, e un seguito ancor più coinvolgente, mistico del precedente, ambientato in una fantastica Parigi. Poi fu, avvenne il 2009, settembre 2009, qui in Italia uscì in contemporanea mondiale, se non mi sbaglio, e da Brown se ne uscì con Il Simbolo Perduto. Ambientato in Washington, in America quindi, e vede come protagonista sempre Robert Langdon in una storia di massoneria e segreti. Quindi, anche se questo mi deluse un po' come, non come ambientazione, come storia, mi piacque però non come gli altri mi sono piaciuti, quindi questo fino ad ora, in mia opinione, è il più deludente. Venne il maggio 2013, e Dan Brown si presentò con questo Inferno, ambientato in una Firenze principalmente, ma anche, soprattutto nelle parti finali, a Venezia e a Istanbul. Ora io mi chiedo, Dan Brown, dopo una svolta americana che ha deciso di ambientare il suo protagonista e fargli vivere le sue ricerche, le sue indagini in America, ritorna a portarlo in Italia, a Firenze. Dan Brown ha già deciso che il prossimo libro che pubblicherà sarà un libro con protagonista Robert Langdon, perché sa che i soldi gli arrivano facilmente, basta che scrive su Robert Langdon e tutti quanti a comprare il suo ultimo libro, come è successo con questo. Nonostante questo sia superiore a quello pubblicato precedentemente, che è Il Simbolo Perduto, ma comunque è inferiore rispetto a questo, perché per me questo qui è il suo libro migliore, vi faccio una domanda: dove vi piacerebbe che Dan Brown ambientasse il suo prossimo libro? Personalmente ho sempre pensato che Dan Brown potrebbe provare a pubblicare o ad ambientare, scusate, un libro a Napoli, nella mia città, anche perché Napoli è una città piena di misteri, piena di segreti, molte cose interessanti anche a livello storico e artistico. Vi dico solo che sotto la mia scuola, sotto il mio vecchio liceo, c'erano le catacombe, perché la mia scuola era un convento, un ex convento, quindi sotto c'erano le catacombe che portavano a tutta Napoli sotterranea. Personalmente a me mi piacerebbe vedere un Robert Langdon a Napoli, però non ora, cioè magari in futuro, perché
ha già sfruttato due volte l'Italia e più di una volta l'Europa, Dan Brown. Quindi, personalmente, a me mi piacerebbe vedere un Robert Langdon a Napoli, ma anche ancora di più mi piacerebbe vedere un Robert Langdon tra, non so, le rovine del Sud America, tra le rovine Maya, in Perù, in Brasile, in Messico, questi posti qua. Ma ancora di più mi piacerebbe un'ambientazione orientale, non, perché anche in Oriente, in India, in Cina, in Giappone, ci sono tantissime cose da vedere. E ci sono millenni e millenni di storia da scoprire. Seppur Dan Brown usa molta finzione e poca realtà, la realtà si può dire che sono le ambientazioni, perché spesso la storia lui la prende, la modifica un po', romanza un po' le cose. Quindi il suo successo è dovuto principalmente a il suo successo è dovuto al fatto che intrattiene, sa intrattenere, quindi a me mi sta bene così. Quando uno scrittore sa intrattenere, è bravo. Può anche dire che il castello vola, però se ti piace, va bene. Quello che dico io, vi pongo a voi oggi la domanda. Quale ambientazione vi piacerebbe vedere in un prossimo suo libro? E con questo chiudo e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!